chiacchierate della domenica mattina con il sindaco di Verona Federico Sboarina. Sindaco, buongiorno, buona estate. Buongiorno, buongiorno, buona estate a voi, buona domenica. E anche buon lavoro, perché naturalmente bisogna rimettere in moto la complessa macchina del turismo, ad esempio per Verona, e da questo punto di vista la città scaligera ha messo in piedi un programma di iniziative, si è già detto del Power Eats Estate, a cui naturalmente siamo legatissimi, ma non solo. Ed oggi, a proposito, queste iniziative ci permettono di ospitare una vera e propria leggenda dello sport italiano. È stata una domenica ricchissima di motori, Formula 1, MotoGP, ne abbiamo appena parlato, anche di pallone. Però quando dici anni 90, volley, dici l'Italia degli imbattibili, la squadra più forte ogni epoca. C'era anche Fefè De Giorgi, oggi allenatore della Lube Macerata. Caro coach, grazie di essere con noi e sempre grazie per quelle emozioni che sono semplicemente senza tempo. Benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti e grazie per questa introduzione che mi fa ricordare cose piacevoli, ma lo sport bisogna andare avanti sempre. Sempre, magari tra pochissimo avremo modo anche di parlare proprio di quei ricordi. Sindaco, parto da lei. Allora, appuntamento il 9 settembre 2020 all'Arena di Verona per la Power Eats Estate. A proposito, fate un salto sul nostro sito rtl.it per votare il vostro tormentone. Nei giorni scorsi abbiamo parlato dei numeri, delle cifre davvero impressionanti a livello di personale, a livello di luci, a livello di telecamere, a livello di apparecchiature per delle riprese sempre più sofisticate. Non ci sarà il consueto via vai degli scorsi anni, perché lo ricordiamo, non c'è il pubblico, ma comunque tra artisti, staff, tecnico e non solo, ci sarà comunque un bel flusso di persone, metti anche i fan che saranno fuori. Come gestire tante persone nell'estate del Covid-19? Ma insomma, ci stiamo attrezzando, perché in realtà noi dal 25 luglio abbiamo iniziato le serate del festival, diciamo quello di quest'anno, del Festival d'Opera, con i concerti lirico-sinfonici che prevedono la presenza di pubblico, e quindi abbiamo messo in piedi un protocollo sanitario, un protocollo di sicurezza che devo dire è veramente molto molto eccellente. Quindi riusciamo a gestire sia gli spettacoli con la presenza di pubblico, sia gli spettacoli senza la presenza di pubblico, che fanno appunto vedere l'arena in tutta la sua bellezza, ma siamo ovviamente in grado di gestire sia i flussi verso l'interno e sia anche tutto quello che si genera poi all'esterno dell'arena. Insomma, abbiamo messo in piedi un piano di sicurezza, ormai sono anni che ci lavoriamo, quest'anno abbiamo dovuto adattarlo ovviamente anche ai protocolli sanitari, ma tutto sta funzionando nel migliore dei modi. Devo dire che settimana dopo settimana la nostra città e il Lago di Garda si stanno vedendo, insomma, arrivare sempre più persone. Non siamo ai livelli degli scorsi anni evidentemente, però insomma sta aumentando, e anzi io approfitto veramente per invitare le persone a venire a trovarci, perché la nostra città quest'estate, il nostro anfiteatro, se possibile, cosa particolarmente difficile, ma se possibile ancora più bella di prima. Eh certo, segnali insomma di ripresa, ci fa molto piacere sentirne parlare. Allora De Giorgi, veniamo da lei. Il prossimo 25 settembre, sempre all'Arena di Verona, ci sarà la finale della Supercoppa di Volley. Prima però, come le dicevamo, tra un mese, il 9 settembre, sarà il grande evento di RTL 102.5. Ha ricevuto l'invito dal sindaco Sboarina per fare una prova tecnica all'Arena? magari. Intanto saluto il sindaco, lo ringrazio anche a nome di tutti noi pallavolisti di questo mondo, perché la sensibilità per la, diciamo, l'opportunità di poter fare un evento unico, veramente unico, poter giocare all'interno di questa cornice bellissima, sarà un privilegio. Perché poi io voglio chiarire una cosa, nel senso che la mia squadra è una delle quattro che si deve qualificare per questa finale, quindi noi abbiamo da giocare una semifinale molto impegnativa contro Trento. E quindi speriamo, diciamo, mi auguro di esserci, però penso che il sindaco inviti tutti, ce lo dobbiamo prendere noi, diciamo, l'accesso a questa bellissima manifestazione. Sarà veramente, vogliamo tutti quanti insomma partecipare, perché sarà una cosa molto particolare e soprattutto sarà un inizio anche di stagione importante, insomma, dopo questo lungo periodo di stop per chi fa sport come noi ad alto livello, insomma è stato abbastanza lungo e duro. Bisogna dire, coach, che l'idea solo di poter giocare
all'Arena di Verona. Adesso anche dirlo ci scappa quasi da ridere. Ok, la nazionale per esempio di volley ha giocato davanti ai 12.000 del Foro Italico, ma quello è uno stadio costruito per il tennis del terzo millennio. Qui stiamo parlando dell'Arena di Verona, andare a giocare a volley lì, insomma, vale per Trento, vale per tutte e quattro le squadre, non si può mancare. Non si può mancare, sono d'accordo, sono d'accordo. E veramente è una cosa molto particolare. Tra l'altro credo che si siano fatte delle altre manifestazioni all'interno dell'arena, anche sportive, ma credo a livello di non proprio di gioco, ecco, di fare una partita completamente, anche se la mia memoria, diciamo, mi ricorda a livello pallavolistico, c'è stato un altro evento nell'88. Proprio nell'Arena di Verona ha giocato la nazionale americana e la nazionale sovietica allora, e hanno giocato proprio una partita lì nell'88, una cosa molto antica, si trovano delle foto, delle cose ancora, anche dei video, e credo che insomma sarà veramente una cosa molto particolare. Spero di poter esserci, diciamo, di persona, perché significa che saremo qualificati. Dai, insomma, speriamo, ce lo auguriamo anche noi, così intanto avremo modo di risentirci. Senza far torto a nessuno, naturalmente. Sì, sai, per che carità, nello sport ci auguriamo che sia, insomma, come è stato in passato, esatto. Ci si diverta. Tra l'altro, Fede Giorgi ha tirato fuori un ricordo incredibile, perché quella squadra sovietica e quella squadra americana, prima della nazionale degli invincibili azzurri, erano due totem del volley. Quindi vedete che tutto si tiene poi nello sport. Che ricordi, ma adesso pensiamo al futuro e a questa estate che stiamo costruendo. Grazie veramente di cuore.